Quando avevo 15 anni, ebbi un grave incidente in motocicletta. Mi trovavo su una motocicletta sulla quale non sarei dovuta essere e fummo colpiti da un'auto, procurandomi una ferita alla gamba molto grave che richiese 66 punti di sutura. Al momento dell'impatto, ricordo chiaramente di aver avuto un'esperienza extracorporea. La mia coscienza guardava il mio corpo ondeggiare nell'aria e infine cadere a terra. Fu come uno shock quando ritornai nel mio corpo. Ciò mi convinse che forse la mia coscienza non è solo nel mio cervello, ma che è permeata di maggiori qualità. E poi, quando dovetti affrontare le gravi conseguenze dell'incidente, mi parlarono della possibilità di amputare parte della gamba, ricordo che ero distesa ingessata dall'anca alla caviglia e pensavo a come rianimare il mio sistema immunitario attraverso il pensiero, in modo da favorire la guarigione della mia gamba. Stavo sdraiata sul divano e visualizzavo il mio sistema immunitario e lo sentivo fremere. Sentivo la guarigione che si stava verificando nella mia gamba e non provenivo da una famiglia di medici. Non sapevo affatto da dove venisse questa idea, ma era in qualche modo noetico. Proveniva direttamente da me quello che era necessario che io facessi. E alla fine mi tolsero il gesso e per fortuna, come vedete, sono ancora una creatura con due gambe. E quindi penso che ci fosse qualcosa, come dire, nella mia esperienza personale con quella guarigione. C'era qualcosa che riguardava il riconoscimento del fatto che la mia mente era importante per il mio corpo e io lo sapevo in maniera intuitiva. Mente, intenzione, credenze. Possono questi fattori influire sulla guarigione? Se credi di avere una malattia incurabile, se ci credi veramente, hai ragione. Se credi che il tuo problema sia curabile, allora hai comunque ragione. Dipende tutto dalle tue intenzioni. Quando si dice intenzione, che cosa si intende? L'intenzione ha un ruolo nella guarigione quando si pensa a come i propri pensieri e le proprie emozioni e cognizioni influenzino il sistema immunitario ed endocrino. E sappiamo che ciò accade. Sappiamo che le persone che avvertono un enorme accumulo di stress, ad esempio, hanno una ridotta capacità in termini di funzionamento del sistema immunitario. È stato scoperto in laboratorio negli ultimi 15 o 20 anni, ad esempio, che l'intenzione ha effetti fisici. Quindi, ad esempio, di recente abbiamo svolto uno studio reclutando coppie in cui uno dei partner aveva il cancro e al partner del paziente con il cancro abbiamo insegnato quello che noi chiamiamo il programma dell'intenzione compassionevole. Gran parte di esso aveva a che fare con la meditazione. Si trattava di aprire il proprio cuore, si parlava di energie sottili. E in seguito a questo programma formativo, abbiamo chiesto loro di tornare a casa e continuare ad esercitare questo intervento per 8 settimane. Li abbiamo fatti tornare e li abbiamo fatti accomodare in laboratorio. Abbiamo monitorato il paziente malato in una stanza elettromagneticamente schermata, costata 2000 sterline, in modo che non ci fosse possibilità di interferenza da parte di campi elettromagnetici o che i partner dei pazienti con il cancro parlassero con loro alla radio, al cellulare e dicessero: «Ok, adesso respira profondamente». Nel frattempo, il partner che aveva partecipato al programma formativo si trovava in un'altra stanza e guardava l'immagine del suo caro su uno schermo TV a circuito chiuso. Allora, in momenti a caso durante la sessione, abbiamo chiesto loro di inviare intenzioni compassionevoli d'affetto al paziente. L'idea era di vedere se potevano trovare legami tra l'intenzione di una persona e l'attività fisiologica dell'altra. Quello che abbiamo scoperto è che c'era una correlazione significativa nell'attività fisiologica di questa persona e l'attività fisiologica dell'altra. E questo suggerisce che c'è un modo in cui le informazioni vengono trasferite non rilevabile dal modello convenzionale newtoniano di causa e effetto. Cioè, il partner del paziente con il cancro non stava entrando a sussurrare all'orecchio del suo compagno «Adesso rilassati». Erano ad una certa distanza e non c'era modo per queste due persone di sapere quando questo tipo di interazione sarebbe accaduta, però accadeva.
Inviare l'intenzione che io sto meglio è inviare l'informazione che io credo di stare meglio. Significa inviare l'informazione al corpo per correggersi, perché, come diciamo noi, anche un pensiero è vera energia fisica e manda anche informazioni al corpo. È stato ampiamente dimostrato che ciò in cui noi crediamo influisce su come ci comportiamo e agiamo, quindi anche sullo stile di vita. Se non crediamo di poterci aiutare da soli, probabilmente non ci riusciremo. Se non crediamo che l'informazione positiva è utile alla nostra salute e al nostro benessere, allora probabilmente non lo sarà. I nostri pensieri creano il nostro corpo attimo dopo attimo. Quando abbiamo pensieri positivi, rilasciamo certi agenti chimici. Quando abbiamo pensieri negativi, rilasciamo agenti chimici negativi nel nostro corpo. Per me, in quanto osteopata, è assolutamente chiaro che lo stress accumulato nel corpo dalle persone dipende direttamente dai loro schemi di pensiero. Probabilmente l'aspetto principale della guarigione è credere nel metodo che stai usando e continuare a essere positivi. Ci sono così tante prove in medicina che dimostrano che quello in cui si crede è cruciale ed efficace. Ero solita dire alle persone con il cancro, dopo aver fatto ricerche sugli effetti limitati di cure come la chemioterapia, non fate più la chemio, funziona solo nel 9% dei casi, non lo faccio più. E il motivo per cui non lo faccio è che credo che ciò in cui credi è la medicina più forte. E se credi che qualcosa funziona, non importa cosa sia, per te funzionerà. È stato condotto uno studio a Houston su alcuni pazienti che si sottoponevano ad un intervento per artrite al ginocchio. La metà di loro fu realmente operata per intervenire sull'artrite. L'altra metà fu sottoposta a un finto intervento. Gli fu aperto il ginocchio e poi richiuso senza intervenire. Trovarono che a distanza di 3 anni entrambi i gruppi di pazienti riportavano di non avere dolore. Anche i pazienti su cui non si era intervenuti dicevano di non avere dolore. La loro artrite era scomparsa. Ci sono stati altri studi per vedere se ci sono differenze tra andare in palestra e pensare di andare in palestra. E per questo studio hanno preso un gruppo di persone di cui metà allenava i bicipiti in palestra, mentre l'altra metà poteva rimanere seduta in poltrona e pensare di andare in palestra ad allenare i bicipiti. Si è rilevato un grosso effetto sul gruppo che era rimasto seduto in poltrona. I pantofolai avevano comunque aumentato i bicipiti. Realmente il corpo non fa differenza tra, come dire, azione e pensiero. E questo si riscontra ancora più chiaramente con l'effetto placebo. It's my life.